Siamo nella sala delle conferenze dell'aeronautica militare della Spezia in una serata molto importante e sportiva. Questa? E come? Le Varese, l'Antelea e i vigili del fuoco di La Spezia. Il 7 maggio gli spezzini battono gli emiliani del Suzzara con due reti di Costa e Angelini. L'Unione Nazionale dei Veterani dello Sport che ha organizzato questa serata. Siete soli. Adesso ci sarà una piccola rievocazione storica del mitico scudetto che la squadra di calcio dei vigili del fuoco ha vinto e che è stato assegnato allo Spezia Calcio. Quindi chiamo qui sul palco Napolitano, Rabaioli, Pandullo. Siete disattenti ragazzi, eh? E il nostro ex sindaco Giorgio Pagano. Intanto vi ringrazio e vi lascio nelle loro mani. Vabbè, lui per noi non ha bisogno di presentazioni, ex sindaco di Spezia, è colui che ha iniziato la battaglia del riconoscimento dello scudetto. Giorgio Pagano, un applauso. L'applauso va fatto a tutta la città perché davvero fu una mobilitazione collettiva, il merito è stato di tanti, la tifoseria e poi gli studiosi tifosi come loro, come vedo Paolo Rabaioli, l'ho visto prima, Armando, Alberto, ecco loro studiosi tifosi, nel senso che ci diedero gli elementi per poter poi condurre questa battaglia. Devo dire che quando incontrai per la prima volta Valentutti, che se n'è andato pochi mesi fa, un galantuomo a Roma, Federazione Gioco Calcio, disse, appena sentì la storia, disse: questi non sono dei campioni, sono degli eroi. Questa è la frase che lui disse subito, che mi colpì molto e trovavo in lui un alleato. In effetti è la verità, perché erano dei campioni, perché batterono il grande Torino e vinsero davvero sul campo, grazie all'agonismo, grazie alla capacità di non far toccare palla a Valentino Manzola, grazie alla tecnica, grazie al fatto di avere una squadra che aveva per la prima volta il libero, la tornante, cioè imbambolarono il grande Torino, quindi furono davvero dei campioni, però erano soprattutto degli eroi, perché sconfissero il grande Torino, ma sconfissero la guerra, perché era gente che si allenava e giocava qua a Spezia sotto i combattimenti, sotto i terribili combattimenti, e in giro per l'Italia con il rischio sempre dei rastrellamenti da parte dei nazifascisti. Questo ecco perché è giusto chiamarli eroi. Furono dei grandi campioni, ma furono anche dei grandi eroi. E quindi io penso che questa sia una pagina bellissima dal punto di vista sportivo, ma anche una pagina bellissima dal punto di vista umano e sociale. Quindi davvero dobbiamo ringraziare i campioni di allora. Fu una bellissima pagina di sport, una bellissima pagina umana e sociale. Buonasera a tutti. Permettetemi solo una piccolissima digressione, solo perché essere qua questa sera, devo dire, crea a me una sensazione un po' particolare. Perché mio padre Mario, grande tifoso dello Spezia, è stato uno dei responsabili dell'ufficio amministrativo qui a Catania, quindi lui lo chiamava l'aeroporto, è stato qua tanti anni e devo dire anch'io poi ho fatto qui in Italia. Mio padre è una persona serissima, io ero un po' più un genio di me, per cui ricordo che una domenica mi hanno messo di Corbera, la domenica di Spezia Reggiana. Devo dire me ne sono andato, poi mi sono raccontato quello che è successo dopo, ovviamente. Però diciamo, la passione già allora c'era, di una passione che devo dire dura ormai da quasi 50 anni, perché vista l'età ormai che avanza, sono 50 anni che più o meno seguo Spezia, tra gioie, devo dire rare, tante situazioni difficili, due, le ricordiamo ovviamente, una molto tragica è stata quella del fallimento nel 2008, una invece molto bella, straordinaria, che è quella appunto che si riferisce allo scudetto del 44. Io sono qua soprattutto per darvi un'informazione che si riferisce sempre a questa situazione di questo stato del nostro scudetto. Penso che avete letto sui giornali quello che siamo riusciti a fare, grazie devo dire soprattutto al comune di Milano.
Milano che ci ha consentito di poter mettere questa targa all'Arena di Milano. Vi ricordo solo brevemente che all'Arena di Milano ci sono in questo momento solo tre targhe: una era quella dedicata a Gianni Brera, quindi intitolata all'Arena, una era una targa all'esterno dell'Arena che ricorda l'omicidio nazifascista che è stato fatto proprio lì, e la terza, anzi erano due, ricordano gli, i record mondiali che sono stati fatti all'Arena di Milano proprio in relazione al meeting di atletica leggera che si svolge in tutti gli anni. Bene, noi siamo riusciti ad applicare fra queste due una targa in ricordo di quella manifestazione. È stata una grandissima soddisfazione da parte mia. Devo dire che quando io l'avevo ottenuta, ero ancora membro del Consiglio di amministrazione dello Spezia, mi ero ovviamente immediatamente adoperato per comunicare lo Spezia, ai vertici dello Spezia, la notizia. Devo dire che purtroppo non avevo avuto allora, non ho avuto anche dopo, grande soddisfazione in questo senso. Devo dire poi dopo che devo dire, lo Spezia sono stati anche gentili perché sono venuti poi hanno partecipato alla, alla manifestazione. La notizia che volevo dare è quella, era che proprio in quel senso, quel giorno a Milano, grazie anche a uno spunto che ci ha dato il presidente della Lega di Serie B a Bodi, che ci disse a un certo punto perché non l'avete fatta l'anno prossimo, perché sono i 70 anni. E io devo dire che sono rimasto per il colpito e dico sì, beh, hai ragione, però non è detto che dobbiamo fare qualcosa di prossimo. Per cui in sostanza cosa abbiamo deciso? Abbiamo deciso di, questa notizia, quindi anche lo do armando in anteprima come giornalista, abbiamo deciso di organizzare un torneo esattamente il 16 luglio del 2014, cioè nella stessa data in cui abbiamo messo la, la data, poi è la data nella quale è stata giocata la famosa partita tra Spezia, Vigili del Fuoco e il Torino. Bene, il 16 luglio prossimo anno, tre giorni dopo la finale della Coppa del Mondo, ricordo perché il 13 luglio si giocheranno le finali a Rio de Janeiro della Coppa del Mondo, bene, il 16 luglio vorremmo, con l'intenzione, stiamo partendo adesso, di organizzare un torneo, un mini torneo di quelli che si svolgono sempre d'estate tra tre squadre, una ovviamente quella dei, chiamiamoli ex giocatori, ex ruoli dello Spezia, una dovrebbe essere quella degli ex giocatori del Torino e una potrebbe essere o una formazione dei Vigili del Fuoco, che adesso tra l'altro hanno istituito un corpo, il corpo della divisione di sport dei Vigili del Fuoco, oppure una compagine di ex azzurri. Infatti siamo stati recentemente anche con Paolo Baioli a Torino, abbiamo parlato con il responsabile del, degli ex Granata, ci hanno dato la visione. Siamo stati a Vicenza, abbiamo parlato alla gestione dei calciatori con appunto il responsabile di questa squadra di ex azzurri. Siamo in contatto con il comando dei Vigili del Fuoco, che tra l'altro ci ha dato la propria adesione, così come ce l'ha data il presidente della Lega. Per cui adesso noi stiamo partendo. Purtroppo devo dire anche le vicende societarie che hanno coinvolto lo Spezia recentemente non ci hanno permesso di portare avanti questo discorso. Penso, mi auguro, lo faremo nei prossimi giorni. L'obiettivo, ripeto, è quello di organizzare questo torneo. L'unica cosa, l'ultima, è concluso. Ovviamente l'obiettivo è quello di organizzare una beneficenza, quindi il ricavato dal punto di vista delle sponsorizzazioni, dal punto di vista dell'incasso, verrà devoluto in beneficenza. Vado rapido. 70 anni e non batte le ciglia. Allora, parto dal finale. 22 gennaio 2002 sono le, più o meno le 16 del pomeriggio. Il Consiglio federale, oggi riunito, ha deciso di assegnare una grande d'oro al valore sportivo alla squadra Vigili Spezia Vigili del Fuoco, un titolo sportivo onorifico del quale la squadra potrà fregiarsi per sempre anche sulle maglie, a testimoniare come la vitalità e la forza morale del calcio italiano non si lasciano piegare nemmeno dalla guerra, gettando un ponte di speranza e fiducia nella rinascita del paese. Franco Carraro, nel primo Consiglio federale del suo mandato, regala un titolo onorifico allo Spezia. È una vicenda che è durata tantissimi anni e che ha qui, secondo me, uno dei protagonisti principali di questa storia, che è l'ex sindaco Giorgio Pagano. Perché se non era per lui, non si sarebbe aperto quel movimento di opinione che si aprì nel 2000, e se non era per Giorgio Pagano, probabilmente non si sarebbe neanche andati a Roma in un caldissimo luglio del 2000 a fare una... Con l'autista, con la macchina... Sì, ma non lo diciamo, in tempi di... Mi ricordo che sono stati mise a disposizione... Mise a disposizione un auto blu per portare dei giornalisti a Roma per andare a discutere in quella che era una vera e propria assise e questo titolo con la federazione che presentò
all'atto di questa discussione che doveva essere per i giornali abbastanza sommaria, due avvocati della federazione e un giurista, quindi una cosa abbastanza complessa. E io ricordo che dopo una battaglia che durò quasi 90 minuti e dintorni, mi rimane una medaglia al petto di Giorgio Pagano che mi avvicinò e mi disse: pensavo che assumessero ormai, perché la discussione era stata abbastanza aggressiva. Detto questo, e detto del movimento di opinione, detto di tante cose, il 44 ha rappresentato per lo Spezia un momento essenzialmente storico. Quello che rimane di più emblematico e storico è sicuramente quello che lo Spezia ha sulle maglie e lo ha per sempre, perché ci sono solo due squadre al mondo che hanno lo scudetto perenne sulle maglie. Una è lo Spezia, l'altra è una squadra uruguayana che ha questa effigie solo per una vicenda è un po' simile a quella di Superga per il Torino, cioè perse uno squadrone e nel momento in cui questa squadra stava vincendo 4 scudetti di fila. La vicenda è talmente contorta e particolare che noi abbiamo sempre ritenuto una grande beffa quello che avvenne nel 44 nei primi giorni di agosto nell'androne in pratica di un palazzo di Venezia, fuori da una parte, dove si era spostata la federazione. In pratica, capito che lo Spezia abbia vinto quel campionato, la federazione decide di regalare quella coppa, allora definita una coppetta dal segretario Somorile, sulle scale in pratica del palazzo mentre stavano facendo un trasloco. Questo dava l'idea di quanto la federazione in quel momento volesse rendere un po' sbrigativa la faccenda, anche perché la federazione allora erano 5 dirigenti di quei 4 del Torino. Il Torino, il grande Torino di Vittorio Pozzo, aveva perso quel campionato in maniera un po' provvisoria e quindi il problema diventava se stabilire che quello era un campionato o meno. Tutto si annacqua, tutto sparisce nel corso degli anni finché in una parte di Cile, diciamo, si crea una situazione di abbastanza particolare. Esce un libro che si chiama Un giorno dell'Armea Aerea, arriva a Roma, si apre un caso e pagando l'intelligenza di convincere la federazione a riaprire il caso, di riaprire la vicenda. Si va a Roma, si discute e viene assegnato questo scudetto onorifico. Ora, quella che è la targa, diciamo, che è a Milano all'Arena, è una cosa che è emblematica non tanto per i giocatori che ci sono, ma anche e soprattutto per la città, perché comunque sia da Lustro, una città che in quel momento era, che nel 44 è stata la più bombardata d'Italia, che ha subito il maggior numero di ricostruzioni edilizie dopo i bombardamenti, e che comunque non ha mai goduto fino in fondo di un successo molto particolare, che per esempio ha goduto Verona con lo scudetto del Verona negli anni dopo, che ha goduto Cagliari negli anni 70. Quindi questi piccoli scudetti di queste piccole società, chiamiamole provinciali, che sfuggono dalla logica della Juventus, del Milan, della Roma e dell'Inter, e che ottengono questo momento di gloria che per lo Spezia non c'è mai stato. Alcune settimane fa l'ex presidente del CONI, Petrucci, intervistato per un altro motivo, ha detto che sarebbe bello nello sport italiano avere tutti gli albi d'oro pieni, cioè avere la possibilità di riempire tutte queste caselle. Chissà perché è raro, Petrucci e quelli che al tempo decisero di assegnare solo lo scritto onorifico allo Spezia non abbiano avuto manica più larga, manica più giusta, come possiamo dire, in questa vicenda. Chiudo ricordando solo una cosa, che ci sono stati, non sono chiaramente sopravvissuti, non è sopravvissuto nessuno di quella squadra, una squadra fantastica, io ho conosciuto molti di quei giocatori intervistandoli nel tempo. Quello che però vorrei simboleggiare o significare a voi è la presenza di una persona qua stasera, che è il professor Mantero, che per una chiamata alle armi non fu in quella squadra. Perché capita anche questo, cioè la squadra venne organizzata e questi giocatori ottennero delle tessere annonarie e vennero registrati come dei veri e propri vigili del fuoco. Alcuni addirittura lo fecero anche dopo quella vicenda e divennero proprio dei vigili a tutti gli effetti. Il problema è che il professor Mantero venne chiamato alle armi in pratica appena 2 settimane prima che quella squadra si componesse, pur essendo uno di quelli che era selezionato. Quindi io vorrei farlo parlare così lo ricordiamo. Grande professore. Intanto io colgo l'occasione per dire a tutti buon anno e anche buon Natale soprattutto. Ma io non mi aspettavo di
Voglio dire soltanto dire che all'epoca a me il generale fascista mi ha risposto credere, obbedire e combattere. E mi hanno sbattuto subito al fronte. Anziché giocare al calcio con i miei compagni, dopo aver fatto 30 partite, io giocavo mezzala sinistra, lo stagno mezzala destra, e dopo 30 partite mi hanno spedito io. E quindi non posso dire altro che ringrazio Dio che sono riuscito a mantenere un po' di salute. Sono arrivato a 90.000 anni, ci vedo poco, questo mi dispiace molto. Però spero insomma di continuare almeno fino al prossimo anno, quando ci sarà la grande assemblea dei 70 anni, no? Scusate, abbiamo soltanto piccolissima digressione ancora, perché abbiamo ringraziato, abbiamo parlato di Vigili del Fuoco, abbiamo parlato della Lega di Serie B. Ecco, io volevo però ricordare che se quella targa è appesa dobbiamo ringraziare anche il Comune della Spezia, perché se non era per il sindaco, se non era per Massimo Federici, probabilmente non saremmo stati grandi, perché comunque è stata una spesa importante e grazie quindi alla collaborazione del sindaco e anche di Montefiori, con quale stiamo già parlando per l'organizzazione appunto dell'evento del prossimo anno. Quindi scusate, ma era doveroso da parte mia. A conclusione di questa manifestazione vorrei chiamare qui sul palco con me il comandante dei Vigili del Fuoco Fundarò, perché premieremo due famiglie veterane, due persone, la famiglia Rostagno e la famiglia Castellini. Purtroppo la famiglia Castellini non è potuta essere presente con noi. La famiglia Rostagno ci dovrebbe essere la figlia? E niente, allora volevamo premiare le due famiglie perché facevano parte dei soci fondatori dei veterani. Inoltre questa sera abbiamo anche il nipote di Tomaseo, che se non sbaglio, correggetemi, era un calciatore, non so se è ancora qui in sala. No, è andato via anche lui. Ok, va bene. No. Allora vogliamo premiare il sindaco Pagano e riconoscere il merito a lui per questo scudetto. Grazie mille. Ok, adesso ringrazio tutti, ringrazio il sindaco Pagano, il comandante dei Vigili, ringrazio tutte le autorità dell'UNS e non, l'assessore Sacconi, il comune di Porto Venere col suo consigliere, ovviamente tutti gli atleti e tutte le famiglie e tutti coloro che hanno partecipato. Alle vostre spalle c'è un piccolo buffet offerto dove possiamo anche brindare per ringraziarvi, insomma. Grazie mille anche ad Armando e a Pannullo, grazie mille a tutti, grazie. Terminata questa bellissima premiazione dell'Unione Nazionale Veterani dello Sport, che ha annoverato e ha camminato veramente su una storia della nostra Spezia e tra i nostri fautori di grandi glorie e roba varia. Abbiamo qua il nostro assessore dello sport, una grande soddisfazione e una grande giornata. Una grande giornata perché si è celebrato lo sport. Devo dire che questa crisi però sta colpendo davvero tanto anche le società sportive. È un periodo difficilissimo per essere presidenti di società sportive. Tantissime società stanno chiudendo in Italia e quindi speriamo come istituzione di essere ancora più vicino, garantendo delle tariffe concorrenziali, delle tariffe popolari per permettere a tutti i cittadini di fare sport. Tanto è passato un anno dall'anno scorso. Abbiamo già fatto un bel cammino anche come assessorato, perciò conclusioni particolari per l'assessorato che conduce, un po' per quello che sono gli auguri di Natale e per proiettarsi poi nel prossimo anno
con un punto interrogativo, forse spediti in base anche all'ultima richiesta fatta per il Montagna. Beh, l'anno scorso proprio con voi avevo espresso una letterina a Babbo Natale, avevo chiesto che una ragazza italiana, spezzina, che era prigioniera in qualche modo in Tunisia, ritornasse in Italia. Devo dire che Babbo Natale ci ha portato quel regalo e quindi questa ragazza è tra noi e oggi festeggia Natale con i suoi bambini e con la sua famiglia. Se proprio posso chiedere un'altra letterina a Babbo Natale, chiedo che si realizzi un evento storico, credo una delle cose più importanti della nostra città. Chiedo che il Parco del Montagna ritorni alla cittadinanza, ai giovani e a tutti coloro che hanno diritto di utilizzarlo e di usarlo. Bollata inviata, adesso aspettiamo una bella, ecco, mani incrociate, ma penso che la cosa si possa anche fare, si possa aggiustare, perché le occasioni ormai per venirci incontro ci sono, anche perché ormai non c'è rimasto più niente. Al di fuori dello sport dobbiamo solamente arrampicarsi agli specchi. Sì, quando poi si incontrano persone intelligenti, disponibili, come l'ammiraglio Toscano e il mio sindaco e tutti quelli che stanno lavorando su questo progetto, a volte insomma, non è soltanto la fortuna ma anche la grande determinazione di queste persone che potrà permettere questo grande sogno che gli spezzini attendono da tanti anni. Grazie per il contributo, grazie per questa serata. Siamo arrivati un po' tardi, ma però è stata una passeggiata fra gli sportivi che da tempo, e spero di dargli anche risalto, perché è giusto, il giusto valore va premiato. Ancora un buon Natale, grazie per il contributo. Buon Natale e mi raccomando, per l'anno nuovo lo sport vi fa belli, quindi tutti a fare sport. Grazie alla Patrizia, auguroni. Grazie. Terminiamo così con questo conviviale che alla fine di una cavalcata, anzi di una bella passeggiata fra gli sportivi, c'è anche il gusto di fare un brindisi per loro e proiettarsi all'anno nuovo, sperando di...